Noi ci auguriamo che il secondo posto del premio Strega ci porti tanta di quella fortuna come ne ha portata a lui. Il breve tour di Emanuele Trevi in capitanata si è concluso nella città federiciana, alla caffetteria Lucera, nei pressi del Duomo, durante la serata di martedì 10 luglio, davanti a un pubblico attento e numeroso. Dopo la presentazione alla Ubic di Foggia del lunedì precedente, tra passaggi alla 7 e interviste varie, l'autore del libro Qualcosa di scritto, romanzo giunto a due soli voti dal primo posto allo Strega, ha condiviso il proprio momento insieme con l'amico e attore Fabrizio Gifuni, il quale ha letto alcuni brani significativi dell'opera. Tra le tante, troppe persone che hanno lavorato per Laura Betti al Fondo Pierpaolo Pasolini di Roma, tutte dotate di un loro pittoresco bagaglio di ricordi più o meno spiacevoli, credo di poter vantare, se non altro, una resistenza al di sopra della media. Non che mi fossero minimamente risparmiate le quotidiane e fantasiose angherie che la pazza, così mi ero presto abituato a chiamarla fra me e me, si sentiva in dovere di infliggere ai suoi sottoposti. Le ero, al contrario, così irrimediabilmente odioso. Una sorpresa dell'ultima ora, praticamente, quella dell'artista originario di Lucera, come hanno avuto modo di confermare i due conduttori della serata, Michele Colucci e Luciano Ciavarella, i quali hanno conversato con Emanuele Trevi, domandandogli di Pasolini, soprattutto, e della sua opera più rappresentativa ed enigmatica, Petrolio. Sul tavolo dei relatori, poi, ad esorcizzare la bruciante sconfitta patita da Trevi, è comparso anche il liquore che ha ispirato il premio letterario più importante d'Italia, offerto all'autore che, simpaticamente, ha brindato alla bottiglia mezzo piena, mutuando per l'occasione il noto detto. A dare però un tocco di profondità all'incontro è stato il racconto e la versione dei fatti data dall'autore in merito all'assassinio di uno dei più grandi scrittori e artisti italiani di sempre. Così come trapela dalle pagine del libro, scritto con mirabile maestria letteraria, per Trevi qualsiasi pista vagamente riconducibile ad un omicidio politico o a qualsiasi tipo di complotto all'italiana andrebbe esclusa. Quel magma informe che è Petrolio narra soprattutto la storia di una trasformazione, di un rapporto con il potere e con la verità che l'autore, attraverso il proprio protagonista, attua in modo del tutto originale, mediante un'allegoria sessuale assolutamente sfuggita ai critici in oltre 20 anni di riletture. L'unica cosa certa è l'incongruenza della versione ufficiale, secondo la quale sarebbe stato un ragazzino 17enne, Pino Pelosi, ad uccidere da solo un uomo di 50 anni in quella tragica notte all'idroscalo di Ostia. Il mistero poi, se c'è, è tutto nell'ultima opera di Pierpaolo Pasolini, l'ascito letterario di un uomo che, come è sempre accaduto per i grandi artisti, non è mai riuscito a separare l'arte dalla vita, confondendosi entro un confine quanto mai irrisolto, al contempo tragico e meraviglioso.